Ora pensiamo al nostro. Ora, vediamoci una salsiccetta ai fichi, vedete la nostra salsiccetta, che semplicemente voi non fate altro che fare così, la mettete sul pane o dove volete voi, in questo caso io la metto sul formaggio. O in questo caso dobbiamo anche cambiare sia noccini sia camminatori, diciamo, di queste vie di pellegrini, che possa essere la Francigena, che possa essere il Cammino di Santiago, eccetera. Come avevo detto l'altra volta, mi sono, diciamo così, incorporato in questa grossa associazione e, oltre a fare salami, diciamo così, cercheremo di aiutare dei piccoli produttori, piccolini. Proprio addirittura ci sono persone che con moglie, marito e figlio, o moglie e marito, fanno questi prodotti. Andiamo a questi livelli, non di più. Oggi vi presenterò il signor Pellegrini, presenterò il signor Alvaro Pellegrini, che è qui di Camaiore, vedete, l'azienda di Camaiore, e andremo a fare praticamente, ho già fatto dei cacciatorini, ci ho messo dentro. Del fico ci ho messo dentro nell'impasto, che poi vi segnerò tutto quanto. Andremo a fare delle piccole salsicce e un salame. Tre cose andremo a fare, non con i suoi prodotti. Andremo a usare il fico, lo metteremo dentro all'impasto. Faremo praticamente l'impasto di carne di manzo, maiale, cinghiale e il grasso del maiale. Ci sono 24 componenti che vi scriverò. Comunque sia, seguitemi, che stiamo cominciando a fare delle cose belle. Quello lì è il Ristorum, quello è il logo che vedete. Potete andare su Facebook, è in costruzione. Anche ora vi metterò il link sotto, ma sappiate che è in costruzione, lo stiamo popolando. Dategli un attimo di tempo per crescere. Tempo, stiamo parlando di ogni giorno verranno aggiunti i prodotti. Andiamo con i prodotti. Il nostro impasto, che è composto dal 20 di cinghiale, 30 di manzo, 30 di maiale e l'altro rimanente, 20, che rimane di grasso della pancetta. Poi abbiamo il nostro fico maturo, ok? Poi però questi qui li ho già fatti e l'ho fatti nella stessa maniera, l'ho fatti 12 giorni fa e sono seccati. Sono i cacciatorini. Andremo a fare un salame e delle piccole salsiccette. Mi sono inventato oggi questo budello piccolino delle salsiccette, sempre col solito impasto. Comunque vi scriverò gli ingredienti, che non lo dico, sono le cose di droga per il norcino, 20 grammi di sale, mi scusatemi, 20 grammi di sale su un chilo. 20 grammi di sale su un chilo, sì, mi sono sbagliato, mi sbaglio sempre. Comunque sotto vi scrivo perfettamente, leggete sotto che è meglio di quello che dico, che dopo vado a rivedere. Ci metterò un goccino di paprika, malapena, un pochino di pepe, non ci metto altro per non sciuparlo. E qui ci metterò un pochino di fico, che ora prendo un fico, gli farò, diciamo così, una marmellata. Questo ve lo fa vedere intanto del signor Alvaro, vedete? Guardate che belle, queste sono confetture fatte tutte naturali. Lui praticamente qui vicino, a 1 chilometro da me, c'è un campo e fa tutto quanto lui, senza conservanti, senza crittogranici, senza niente, tutte cose naturali. Qua ci sarà, nella prossima volta vi farò vedere questi aceti invecchiati 12 anni, quindi andremo a fare un salame, ma questa è la prossima volta, se no facciamo confusione. Cominciamo ora con questo. Ho preso un fico e ho levato la buccia. E cominciamo a mettere dentro. Cominciamo con il sale, cominciamo con la nostra droga per norcini. Io ormai le dosi le so a occhio, poi pesatele, o andate a gusto vostro, comunque le scrivo. E qui il fico sparisce qui dentro, il fico si sentirà un leggero,
appena appena retrogusto. Poi potete metterne più o meno, io ne ho messo uno solo perché, ripeto, questa parte qui ve la evito, ma una decina di minuti dovete andare avanti. Io sono una decina di minuti che, tra virgolette, mi diverto a girare, impastare bene. Ok, poi una volta che avete girato tutto, un'ora, lasciatelo stare un'ora tranquillo e beato, così i sapori si unificheranno. Ci vediamo fra un'ora. È trascorsa un'ora. Come vi dicevo, ho messo il budello, è un pochino più piccolino, così era per fare una cosa, diciamo così, gourmet. E come facciamo di solito, sia per gravità sia per pressione, andiamo a riempire. Ora non vi faccio vedere tutto perché sennò vi addormentate. Magari vi spiego di questa francigena. Il sito non so, non è solo lo shop, il sito vi spiega anche i percorsi, su dove volete dormire, dove volete mangiare, dove volete affittare le biciclette, che ne so, il trasporto, c'è anche il trasporto dei bagagli, se voi non volete trasportare il bagaglio o fare una città e un'altra, ci sono i trasportatori, ci sono mille cose per fare, diciamo, in sicurezza questi percorsi. Ci sono i consigli, c'è anche dentro un forum dove tutti quanti noi possiamo andarci e scriverci le nostre impressioni, opinioni e via discorrendo. Comunque, ci vediamo qua un attimo. Man mano che riempite, bucate, se no non scende. Ok? Allora, qui abbiamo fatto la nostra salsiccia. È importante che la lasciate lenta, non la stringiate, perché ora che la andiamo a legare, se è dura, se è compatta, si spezza. Che lasciatela molto molto lenta, fate in maniera che sia, vedete, morbidissima, che sia molto morbida, non la stringete. Poi andiamo a fare l'altro salame, il salame vero e proprio. Ovviamente il budello, questo qui, la misura è di 60 e ricordatevi di bucarlo, perché vedete che è successo, l'ho bucato e ora scende da solo, ma se non lo bucate, potete stare tranquilli che impazzirete e basta. Questi sono i segreti da imparare, non tanto quello da metterci dentro, che è a vostro gusto, a vostra fantasia. Bucate, arriverò questo di qua, da fastidio, e vediamo anche questo, via. Vedete, se bucate, automaticamente lui si stenderà da solo, senza che facciamo niente. Guardate, eccolo qua. Questo dovete stringerlo un po', non ci deve essere aria, non è come la salsiccia, però non è che la salsiccia ci deve essere aria, però non deve essere lente, perché dopo vanno fatti, diciamo, i suoi boccagli di salsiccia. Olè. Il famoso strizzotto
che prendo anche il budello, così almeno rimane ancorato, vedete tutto là, ormai questo l'avete imparato. A questo punto vado a fare un bel taglio e gli faccio il legaccio e gli levo la parte in più che esteticamente è brutta, e poi questa roba qui prende aria, puzzerebbe, no? Ci sarebbe la roba dentro che va levata. Così, non abbiate paura, veramente non sto scherzando, bucate bene 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 bene, così i sapori diventeranno, l'aria entra dentro e lo asciugherà. Nella fase di asciugatura questi buchi saranno il massimo. È sempre la parte che fa arrabbiare, arrabbiare. Allora, abbiamo detto, abbiamo il nostro cacciatorino fatti 12 giorni fa. Io ora questo qui lo lascio pari pari così, non gli faccio niente, non gli faccio altri legacci, e questo qui lo lascio 2 giorni a stufare, temperatura dai 18 ai 22-23 gradi, sarebbe dire in casa. Attenzione che cola, sicché sotto metti un tovagliolo o qualcosa, o che 2 o 3 giorni. Poi o lo mettete in una cantina che abbia una temperatura di 10 gradi, o lo mettete in frigorifero. Il frigorifero deve essere appeso, oppure se non potete metterlo appeso, con 2 legnetti sotto e ogni 2-3 giorni lo girate. E questo qui ci vorranno un mese e 40 giorni per assaporarlo. Abbiamo detto che ok, ora procediamo con la legatura delle salsicce, che con questo mi torna meglio. Troppa roba, ho intanto la salsiccia da ribuchiamo, che gli fa sempre bene. In cima ci avevo già fatto un legaccio, in cima non c'è problemi, in fondo gliene facciamo un altro. Ok, e ora andiamo, ho legato già col suo budello in cima e in fondo, l'ho lasciata molto larga, e ora non facciamo altro che partire da cima. Partiamo e qua ci divertiamo, facciamo così, insomma mi dà noia a me, prendere il coltello, okay. Mi dà noia il filo che sia troppo ingombrante, faccio così. Ora. Vedete? Taccate, taccate. Continuiamo, facciamo uno strizzotto. Vedete, facciamo un strizzotto e poi facciamo così. Un altro strizzottino. Facciamoglieli subito, così almeno non ci pensiamo più. Guardate. Ogni strizzotto sarà il punto del filo. Passo da sotto, guardate. E tiro. Via, passare da sotto e tirare. E via. Guardate, stanno venendo fuori, quindi faccio 2. Gli faccio lo strizzotto perché lo aiuto, perché se lo andrei a stringere con così piccolina con il filo rischierei di spezzarla, invece c'è già lo strizzotto che già gli dà le indicazioni di dove deve andare. Ho fatto delle salsiccette gourmet, non mi prendete in giro, diciamo adesso che ha fatto in fondo, fatevi un doppio nodo, perché se voi lo volete attaccare. Okay. Anch'io lo voglio fare il laccetto e il laccetto
possibile. Là. E guardiamo un po', così. Guardate che bellezza. Guardatele. Piccoline. Sembra dire d'assaggio, no? Prendo un pezzettino di pane. E ora non è finita. Dobbiamo ancora adesso, è importante, finire di bucarle, perché noi ora con questi movimenti, lo strizzotto, tutto quello che è, dobbiamo bucarle. Un'altra volta qui, anche te. Così. Allora, le salsicce, queste qui, potete farle diventare, io queste qui avevo preso un budello più grande, diciamo, avevo preso il budello della salsiccia, lasciarle stare sempre a stufare una giornata, ma qui basta una giornata, e riporle in frigorifero, in cantina, 10 giorni, 12 giorni, diventano così. Queste fresche da mangiare subito, da fare immediatamente da mangiare, questo qui avrà il suo tempo. Guardiamo un po' l'immagine. Questo qui invece ci avrà il suo tempo. Questo lasciamo stare che era un esperimento. Leviamolo, l'esperimento. È un salame, diciamo, vecchio. Okay? E ora andiamo all'assaggio. Alla degustazione. Yeah! Tenetevi forti. Questa è la casciottina che vi ho fatto vedere anche l'altra volta. Comunque questo qui è un produttore della Carfagnana. Ed è invecchiata in foglie di castagna. Andiamo a fare la nostra degustazione. Prendiamo un pezzettino del nostro formaggio, del nostro amico della Carfagnana, che trovate il link sotto nel video precedente. Comunque, se andate nello shop lo trovate sicuro. Foglie di castagna dappertutto. Ok, un pezzettino volevo. E faremo la degustazione. Guardate che bellezza, via Francigena, viene qui da Camaiore. Vediamo un po', facciamo così prima. Mamma mia, che sapore. Ora pensiamo al nostro. Ora vediamoci una salsiccetta ai fichi. Vedete la nostra salsiccetta? E semplicemente voi non fate altro che fare così, la mettete sul pane o dove volete voi, in questo caso io la metto sul formaggio. No, non potete capire quello che è. Prova a gustarla da sola per sentire la percentuale del fico. Il fico si sente al 10%, retrogusto, anzi sembra una spezia, sembra quasi una spezia. E ora andiamo, guardate, sempre del nostro amico Osvaldo, guardate che bellezza. Vedete? Camaiore, sapori camaioresi. Ok, stavolta facciamo invece diversamente. Facciamo così, facciamo una cosa bella, facciamo così. Oh, c'è anche Coco, ma non so se la vedete, ma c'è. Coco, vieni. Coco. E facciamo così. Fatto bene. Eccola qua. No, così c'hai oscurato la degustazione. Un pochino più là. Questo è il cacciatorino, sempre fatto col fico. Che è la stessa cosa di questo qui. Vi dico che dentro il sapore è squisito.
Ecco le marmellate. Mi raccomando, sotto metto il link dello shop dove potete trovare queste marmellate che sono di più, nel senso sono state fatte con amore. È 40 anni che questo signore produce queste marmellate, a oggi le produce nella stessa maniera, queste confetture, questa confettura come marmellata. È confettura, che è diversa, la marmellata è diversa. Ok, infatti è confettura. Nella stessa maniera, con lo stesso procedimento, le produce. Sarebbe a dire, voi avete in bocca il sapore come voi avessi aperto un vino di 40 anni fa. Uguale, la marmellata è la stessa cosa. Io spero di esservi stato... Le marmellate, ok, fa anche un sorbetto con i fichi suoi. Non c'è latte, non c'è lattosio, c'è solamente acqua e fichi. Questo viene venduto ai ristoratori, non ai privati, ai ristoratori, perché viene venduto da vaschetti e da 2 kg. Comunque è una cosa fantastica per chi è allergico, senza lattosio, sicché chi è intollerante al lattosio lo può mangiare. Vi dico che è favoloso. Anche questo qui lo trovate sul sito. Diciamo così, d'aiuto, sia nel fare le cose, sia nel dare dei consigli. Mettetemi like e, diciamo così, fatemi conoscere agli amici. Penso che è una cosa per voi interessante condividere questi sapori eccezionali. Saluto i miei amici della Ristorum, che speriamo di fare delle cose interessanti insieme a loro. Click, 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 like, click, click.